Buonasera. Eccolo. Com'è che è venuto di fare un corto sui 150 anni? Come mai? Così ci incuriosiva il regista, giovane regista Giovanni Bufalini, è arrivato con questa proposta e ha detto: perché non raccontiamo, poi ha partecipato a un concorso su internet, perché non raccontiamo il dodicesimo dei 12 principi della Costituzione, quindi la bandiera italiana? Così ha portato un'ideuzza e l'abbiamo... Un'ideuzza, che è molto carina. Una piccola, bellissima idea. Sì, raccontata in due minuti. Abbiamo raccontato la bandiera italiana. In due minuti, cortissimo. Sì. E quindi voi vi siete uniti per scaricare... I titoli, mio fratello poi ha presentato in conferenza stampa, i titoli di coda erano più lunghi del film stesso. Titolo di coda, insomma, della storia. Ma voi due vi siete uniti per scaricare l'uno le colpe sull'altro? No. Vi siete uniti come prodotto? No. Scarichiamo l'IVA ogni tanto. E questo è un'ottima... Scarichiamo dell'IVA, le tasse. Le paghiamo... E le scarichiamo, come si dice? Siete perfetti. No, la tassa non si scarica. Si scarica? Guarda, in questo paese non si scarica niente. Beppe Fiorello. Allora, e questo è un paese dove ci sono molte cose tipiche, dalla mozzarella alla pizza, molte cose tipiche, piatti. Ed è tipico di questo paese... È sempre colpa di un altro. Questo è tipico di questo paese. È sempre colpa di un altro. Quello che veniva prima, di quello che ha fatto il lavoro prima, che se cambi dentista, quello ti visita e fa la faccia angosciata, che tu vorresti morire, e ti dice: guardi, io non parlo male mai dei miei colleghi, ma qui hanno combinato un disastro. Tiè, guarda che hanno combinato, guarda che roba. Che tu non hai proprio la scienza per rispondere, per contraddirlo e neanche dubitare di quello che dice. E comunque il problema non si pone perché hai i ferri in bocca e non puoi parlare, per cui abbozzi, ti sottometti muto, impotente, paghi 1200 euro e vai. Stessa cosa se si rompe il motorino o la macchina e lo porti da un meccanico che non conosci. Quello guarda il motore e si mette a ridere, cioè ride proprio. Ma chi ce l'ha messo le mani qui, scusi? Ma questo è un delinquente, ma chi ci ha messo le mani qui? È veramente un delinquente, guarda qua che roba. Dice la stessa identica frase del dentista, uguale, identica. Stessa cosa con l'idraulico, che ti dice che quello prima ha creato, forse chissà anche apposta, tutta una situazione terribile di calcare per cui è tutto da rifare. Stessa cosa col muratore, che accusa chi ha fatto il lavoro prima di aver usato magari materiali scadenti e in disuso per risparmiare sulle spese. Quello di prima, un vero delinquente, signori. Stessa cosa con il governo appena insediato, che trova un buco, un governo qualsiasi, quello insediato, che trova un buco di 1.000 miliardi di debito lasciato dal governo precedente. E il precedente governo non gli sta bene che si dica così. Allora accusa il governo precedente ancora, che a sua volta accusa il precedente, fino a risalire a un governo talmente indietro nel tempo che sono ormai tutti morti. E che pure nelle tombe sussurrano: comunque è colpa di quelli prima, eh. È così. E tutto il paese va avanti così, in un susseguirsi di truffe di cui la colpa è sempre di quello prima o di quello prima ancora, e comunque mai di chi la fa in quel momento, mai. E questa è una piccola magia tutta italiana. Milioni di cittadini e nessuno ha una sola responsabilità, nessuno. È magnifico, perché la responsabilità è come un pallone che rimbalza in un campo e la colpa, se l'abbiamo persa, è del centrocampista, che accusa il difensore, che dice che il mediano è un balordo. E questo vale per tutto il paese. È una grande catena di Sant'Antonio, è quasi, come dire, una grande festa per tutti, tranne per chi viene fregato. E si guarda indietro con un vago senso di malinconia, di disagio, perché è impossibile capire da dove la fregatura provenga. Forse da altre epoche, da tempi lontanissimi, in cui si girava scalzi e si moriva di vecchiaia a 30 anni, ma poi subito gli torna in buon umore, perché una sola, così come la ricevi, la puoi anche restituire. Grandi professionisti noi siamo in questo gioco a ribasso, dove vince il più audace, sfacciato. Ma si figuri, fosse per me, lei avrà capito che se dipendeva da me, altro che
Che significa? Ma che dicono? Non ha importanza, perché nel frattempo si è sviluppata un'intera comunità di persone fintamente affrante per i disastri commessi da altri, ma subito pronte, se ben retribuite, a riparare il danno, che poi il danno è grave. Non mi faccia mettere le mani avanti, per favore. Ma noi qui ci proviamo, non è mica detto che si risolve. Noi proviamo, ma non li facciamo i miracoli, quando in realtà il miracolo d'ingegno è la catena stessa, per cui già da domani altri interverranno sulla lavatrice, sul motorino, sul premolare e sul governo del paese. E ancora una volta diranno: qui signori, tutto da rifare. Noi ci proviamo, E poi speriamo bene. Mattia Torre! Un applauso a Mattia Torre! Farà piacere un bel mazzo di rose, o il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più, in questo mondo appiccicoso di caucciù. Sono seduto vicino a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrò fatta volta. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, e i francesi ci dispettano, girano